Benvenuti, questa è la fabbrica. Ah, una fabbrica. E cosa produce questa fabbrica? Dei giochi fighi, tipo? Beh, Donkey Kong Country Returns, per esempio. Ah, ok. Allora, facciamo il montaggio manesco. Normale. No, speciale. Basta, me ne frego. Da oggi... Oh, bello sto livello. Dicevo, da oggi me ne frego. Io, se voglio cantare, canto. E se non cantare... E se non cantare, sì. Prima imparo l'italiano. E se non so cantare, non me ne frega. Perché se mi piace, lo faccio. Forever young. Forever alone. Aspettate un attimo, Voglio vedere una cosa. Questi pugni sono... Ah! Oh, figata. Non l'avevo preso e mi fai il vero. Bello. Allora, dall'alto verso il basso. Ok, ora tutto dall'altra parte. Non so se ce la faccio. Non credo. Yeah! Oh. Ah, lì c'è il pugno malfunzionante. Cioè che funziona male o che non funziona. Oh. Qualcuno mi spiega quella con le SG. Devo ristudiarmi tutto l'alfabeto. Quella K come si prende? Ehi, cioè, non abbiamo fatto neanche 2 secondi di livello e abbiamo già due pezzi di puzzle. Forse si prende così. Ah, dai, vieni, figaretto, dai, fatti sotto. Minchia, se mi prendeva. Ah, bella sta mano. Oh, che figata! Già che ci siamo, prendiamo tutto. Oh. Attenzione. Veloce. Buono. Ehi, cos'è qualcosa che... Ah sì, dicevo, i polli marroni... Polli, galline, non si sa. Marroni e robot sono delle bombe. Le salti in testa e poi esplodono. Simpatici. Non è vero, antipatici. Allora, qua se ho intuito bene si fa così. Oh! No, non fate così. Che bello! Anche questo non so se ho preso il mio file vero. Lo so, il mio file vero faccio cagare. Cioè, diciamo a questo punto mette dei pezzi di passo. Ah no, sì, mi sa che l'ho preso. L'ho preso, non vi preoccupate. Don't worry che l'ho preso. Ho temuto. Sembra una parola giapponese. Ho temuto. Dai! Oh, attenzione qua. Che prende il blocco. Gli schiaccia col blocco e poi lo butta via. Questo è spuntato. Se gli schiaccia col blocco vi toglie un cuore. Se vi butta via morite. Da. Qui un cumulo di rifiuti, no. Lì c'è il bar di Didi, ma non lo prendo perché non mi serve. Solo perché non mi serve. Che bello sto pezzo. E vai. Oh. Aspettate, Allora, quel pezzo di puzzle si prende così.
Yeah. Dai, sto giocando bene in questo mondo, è strano. Mi è gustato. Oh, ma che bello! Dammi la coreografia. Cos'è? No, no! Oh, ma sono figo! Non è vero. Ah! Mamma mia, 100% di livello. Bello. Ah, bellissimo, il gioco delle tre carte, tipo, no? LOL, il gioco di tre barili con tutti dentro. Che poi dopo ti ha fuori la testa, quindi... Cioè, per lo speedrun più che altro, che non è semplicissimo. Tutto Kong e tutti i pezzi di puzzle. Quindi, secondo la legislazione italiana, io ho diritto a farmi figo. Fabbrica. Non capisco perché... Cioè... In inglese fabbrica si dice factory, che sembra fattoria, e mi confondo sempre, e non va bene. Congegno maligno, normale. Che bello il quadro che ho appeso alla parete. Sarà di Picasso perché non ci capisco niente. Vabbè. Lì non si vede, ma c'è un pezzo di puzzle. Non si vede, mi raccomando, non dite a nessuno perché è un segreto. Si rompe così. Cioè, non è che si rompe il pezzo, dai. Siamo precisi, perfettini, scientifici completamente. Si rompe il muro con dietro il pezzo di puzzle. La porzione di immagine tagliata in modo formale e inutile per dire tagliato. No, oddio, no, non fatemi questo, fatemi tutto ma non questo. Fatemi picchiare da Ness ma non questo. Oddio, ma ricordo, questo livello è difficilissimo. Eppure, il bello che io, quando ho fatto questo livello nel mio file vero, c'era un mio amico a guardarmi e mi piava il culo perché perdevo sempre. Devo starnutire, non va bene. Mamma mia. Ma bello perché quando starnutiscono c'è un millidecimo di secondo in cui io non vedo. In quel millidecimo di secondo potrei morire. Ah! Vai, riproviamoci. Lo stanutire di nuovo. Stupido raffreddore, non mi fai giocare. No, non ho preso la... Vabbè. Come cazzo ho fatto a schiacciarmi? Cioè, questi livelli con il razzo barile, cioè... Sono bellissimi, ma sono anche odiosi allo stesso tempo. Non so come fanno, però ci riescono. Stavolta a prendere le banane, perché mi sa che compare il pezzo di pazzo. No, spazio una cazzata. Bello! Ah sì, attenzione qua. Caspita, non avevo visto qualcosa che sporgeva. Ti riproviamo? Dai, oh. Devo stanutire di nuovo. Non so quando, ma prima o poi stanutirò. Oh. Questo pezzo qua. Questo pezzo qua era difficilissimo. Ancora non so come ho fatto il mio file vero. Avrò usato gli hack. No, io non uso hack. Hack sucks. Gli hack fanno schifo. No, beh, dipende. Questo di gusti. Cazzo. Lo diciamo anche i latini. Questionibus de gustibus. Scherzo. Questionibus me lo sono inventato io. Diciamo de gustibus e basta. O forse dicevo qualcos'altro, però la celebre frase è de gustibus. Detto in modo un po' meno spinto, però sì. Attenzione! Allora sì che compare pezzi di puzzle. Attenzione! Ma sono figo! Sono un figo, ancora non ho capito come ho fatto! Ah! Bastardo sto pezzo! Non voglio morire, non voglio fare quel pezzo! Ho paura, è solo un sogno, è solo un sogno! Mamma, aiuto! Sto esagerando, eh!
È bella sta cosa che si rompe proprio quando sta per finire il livello. È bello che mentre faccio scuoto il telecomando, quindi mi vibra, mi traballa la voce. Ho mancato un pezzo di puzzle. Dove? Vabbè, ci penserò più avanti. Devo grattare il naso, cazzo. Rotella malferma. Ah, ok, vedete che di solito i livelli sono contrassegnati da pallini o esagoni. Questo e i due livelli dopo sono contrassegnati da quadrati. E sono collegati a quel specie di cerchio grande che vedete in mezzo, non so se lo vedete. Vuol dire, non l'hanno fatto a caso, vuol dire che in questo livello e nei prossimi due che seguono, oltre che completarlo, per andare avanti bisogna fare anche qualcos'altro. Non vi dico cosa. No, scherzo, ve lo dico. Oh, che bello, pezzo di puzzle. Vedi? Qui ti dice trova pulsante rosso. E appunto bisogna trovare il pulsante rosso. In questo livello, nei due che seguono, c'è un pulsante rosso. Sì, c'è un... dicevo, c'è un pulsante rosso. Aspettate, perché qua mi sembra che ci sia... No, aspetta, qua mi sembra ci fosse qualche segreto ben nascosto. Non mi ricordo però dove. Boh. Vabbè. Bisogna premere il pulsante rosso in questo livello nei due che seguono per andare avanti. Se no non possiamo arrivare dal boss. Bella la musichetta della fabbrica. Attenzione. Qui bisogna saltare in testa tre volte. Oh. Ok. Ah sì, qui queste cose che volano, no? In una fabbrica sono travi volanti, minchia, perché bisogna stare attenti. Naturalmente, guarda, Capitano Ovvio non sbaglia mai. Si prodiga sempre in difesa di momenti in cui la risposta è certa. Qui c'è pezzi di vaso. Ma anche un altro qua, c'è il minigioco. Mi piace il modo in cui sono entrato. Che prendo la banana. Banane, lamponi, chi più ne ha più ne metta. Bello. Voglio andare avanti. Donkey vuole andare avanti. Attenzione a questo barile. Attenzione, attenzione. Bisogna tenerlo per più avanti. Per più avanti non... L'ho detto un sacco di volte. Io per più avanti non so se può dire in italiano. Per più avanti, vabbè. Per quando saremo più avanti. Quindi lo prendiamo dopo. Stronzo. Vabbè. Prendiamo il barile, andiamo avanti. Delle banane mi frego perché non ci voglio fare tutta la strada. Mi servi per tutte le travi di nuovo. No, mi si è rotto il barile, devo usarlo per rompere quel sacco dove mi sembra ci fosse un coso, un pezzo di base, ma non sono sicuro. Dicevo comunque, no, non è giusto. Ah, bellissimo qua. Bisogna battere nel senso sbattere i pugni, gli schiaffi. Qua si trova il pulsante rosso. Eccolo qua, proprio isolato in una stanza con una musichetta molto figa. Una figa molto musichetta. E quindi attiviamo la corrente in questo livello.
Adoro spegnere i nemici di fuoco. Il mio hobby quotidiano. In realtà la mia occupazione. Che fai di lavoro? Spengo i mostri di fuoco. Ecco, qui bisogna rimbalzare precisamente, se no ci si può spostare di qualche millimetro. Se si vuole prendere banane, che poi non è obbligatorio, però Donkey ha fame, quindi lo fa. Adesso prendo quel pezzo di puzzle. Oh, così. Oh, sì. Perfetto. Questo mondo è tutto marchingegno. Tutto formato da marchingegni. Yeah. Ah, qui in realtà sono catene verdi, però noi ci possiamo prendere lo stesso. Non andate là, perché c'è un pezzo di puzzle. E questo Tiki faceva la guardia. Dai, dai, cazzo, dai. Io dico cazzo così gratuitamente. Anche se dovevi farmi pagare. Immaginate essere pagati ogni volta che si dice cazzo. Ok. Ok. Quella G non è semplicissima da prendere, ma neanche tanto difficile. Ok. Vabbè. Din din. Mi trattengo sempre di più. Un pezzo di puzzle e avrei completato al 100% il livello. Ok, visto che abbiamo premuto il pulsante rosso, abbiamo attivato una parte della corrente. Ora andiamo all'officina pulsante. Minchia, qua pulsa. Chi è che ha scorreggiato? Minchia, che pulsa. Vabbè. Ecco, ciò dici già qua. Trovo il pulsante rosso. E noi lo faremo. Bellissimo sto livello! Yeah, se fosse una donna lo bacerei sto livello, è bellissimo, anzi lo slimonerei, talmente bello. Praticamente ogni volta che tocchiamo quel pulsante rosso che diventa blu, cambiamo queste cose. Vabbè, è impossibile da spiegare, dovete guardare per forza. Non si può spiegare. Anche più avanti diventa troppo geniale, cioè è così geniale che sarebbe dovuto essere meno geniale questo livello. Cioè il divieto di genialità. Ah, yes. Odio questo. La banana. Ma dai, cazzo, che schifo che ho fatto. Ok. No, non ce la faccio. Sono Dio! Sono Dio! Scherzi. Cioè, scherzi, naturalmente. Però, cioè, sono figo, dai! Ho bruciato le chiappettine di Diddy. Ah, sì, questi qui non si possono battere, mi sa, tranne con barile. Mi sa che non si possono battere. Ehi, dai! No! Bisogna attivare levati. Bello! Ti fa venire qualcosa. Non so come si dice. La pelle d'oca. No, pelle d'oca. I brividi, cioè rischi. Vabbè. No. Oddio.
guarda la liana. Che genio questo. Che facciano altri giochi così, guarda, veramente. Magari New Super Mario Bros. Mi piacerebbe quanto mi piace questo qua. Perché i livelli poi, cioè, secondo la mia opinione, Super Mario Bros., cioè, ho capito. No, non ho detto niente, quindi. Cioè, non sono così geniali, cioè, non c'è un 100% a prendere, finisce il livello e basta. Beh, ci sono le monete, però, dai. Donkey Kong, secondo me, è più geniale. Cioè, si vede proprio la fantasia della Nintendo. Cazzo, sono 20 minuti passati e il livello mi sa che è ancora bello lungo. O forse ho appena detto una minchiata. Può essere che ho detto una minchiata, ma mi conoscete. Quindi, finito questo livello, finito la parte. E poi direte, vabbè, è stato bello, papà, ma non ti rivedremo mai più. Poi la parte ci rimane male, però. Bisogna far così. Hop. 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 Ah, cazzo. È proprio il cazzo di dirlo. Se non avete capito che cosa ho detto, è perché non avete visto lo YouTube Poop, uno dei miei YouTube preferiti in assoluto. Che prende YouTube Poop Art Attack, com'è che era? Giovanni Muciaccia adora, cazzo, o forse gli piace mungere i tubetti di colla vinilica. Sì. Già dal titolo si capisce che è completamente nonsense, ma è bellissimo, ve lo consiglio. Forse va a mettere una descrizione del video, perché dovete guardare, cioè non è una cosa che se volete lo guardate, se no no, cioè cazzo, è un ordine, in pratica sì, è un ordine, cioè che se non lo fate voi lo fate. Oh, cazzo. Wow, che carino sto barile. Non so se l'avevo raggiunto il mio file. No, non l'avevo raggiunto. Oddio, allora qui bisogna andare con calma. Sì. Ok. Non ho cantato, notate, non ho cantato. Ah, bello sto pezzo, non bisogna toccare i cosi rossi, sennò poi tutti i trampolini cadono. Qui invece bisogna. E qua non bisogna più. No! Cazzo. Bello, cioè geniale. Oddio. Con Diddy 10 milioni di volte più semplice. Cioè, con Diddy gioco più semplice. Meno male che Diddy c'è. Però io preferisco sempre Donkey, No, la faccio apposta. Vabbè. Ah, ho capito. Ah no, aspetta che rucola. Tac. Ok. Oh.
sto pezzo. Tutte le lettere. Mi siamo a 25 minuti. No, no, ho paura. Ma carino sto pezzo. Forza, avanti così. No, basta, dai. Allora, qua bisogna per forza scendere. Poi salire premendo un pulsante. Oddio, sto pezzo quanto, ma quanto è difficile. Anche con Diddy. No, forse con Diddy no. L'ho fatto di culo, vi avverto, l'ho fatto di culo. Wow! L'ho minato senza sapere che potesse essere possibile una cosa così. Ce l'ho fatta! Yes! Ok, Kong. Ok. Quindi, finiamo qui la parte. L'ho attivato il bottone rosso, vero? Sì, meno male. Minchia, se dovevo rifare questo livello mi sparavo così. Non devo ancora decidere in quale parte del corpo. Baccano meccanico, la facciamo nella prossima parte di Donkey Kong Country Returns, visto che siamo già a 27 minuti, figa. Ma momenti dovremmo fare la pubblicità di mezzo, talmente mi vengono lunghi i video. Quindi ok, io vi saluto e ci vediamo alla prossima parte di Donkey Kong Country Returns. L'ho detto in modo artistico. Ciao.